Enrico Stefano, ben trovato. Presidente Stefano, buona giornata. Buonasera. Buonasera. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, è stato citato da Virginia Raggi in questo passaggio sulla 7, proprio perché insomma ha fatto anche lei la conoscenza ovviamente di Romeo la prima volta. Però, come dicevo all'inizio, adesso c'è un'inchiesta della magistratura. A me, francamente, il giornalismo che va, diciamo così, ad indagare su cose che su cui stanno già indagando i magistrati, quindi ampiamente coperto, interessa fino a un certo punto. A me adesso la cosa più interessante è quella che vorrei capire meglio, è lo stato d'animo, perché voi dall'inizio, insomma, una serie di contraccolpi li avete avuti, probabilmente ve li aspettavate, perché eravate preparati, insomma, ad un cannoneggiamento che poteva arrivare dai media, dalla politica, al di là della vicenda, perché nella vicenda possono esserci a torto e a ragione delle cose di cui legittimamente i nostri ascoltatori e quindi i cittadini romani magari si stanno facendo una riflessione non sempre positiva sul vostro operato. Però lo stato d'animo qual è, Stefano, in questo momento? È tutto come previsto o insomma c'è qualcosa di più che, come dire, vi deprime politicamente e su cui non avete fatto i conti? No, assolutamente, assolutamente no. Non siamo depressi e anzi siamo determinati più che mai a lavorare per la nostra città e ad onorare il mandato che ci è stato conferito a giugno dai cittadini romani. Poi ovviamente gli stati d'animo sono anche delle sensazioni sempre un pochino personali, quindi magari rispondo a titolo personale, ma vi posso garantire che insomma è più o meno il sentimento condiviso anche dagli altri consiglieri, che ovviamente ha tutta una serie di ondate, diciamo così, giornalistiche, che poi, lasciatemi dire, non sempre si tratta di informazione insomma puntuale e precisa, si risponde solamente con i fatti. Quindi io, come i miei colleghi, io adesso sono in Dipartimento Mobilità, salto da una riunione a un'altra per visionare progetti, per scrivere delibere, per andare avanti con il nostro lavoro. Quindi siamo veramente concentrati solamente su questo e non cerchiamo di non farci influenzare dalla cronaca, che spesso si Certo. trasforma più in gossip che in cronaca. Ovviamente non mi rivolgo a voi, ma No, spesso insomma infatti, guardi, no, no, la ma sua premessa la condividevo molto, esatto, ma ecco. diciamo questo, noi il fatto che insomma, ne parliamo, ovviamente questo mostra che c'è diciamo, una fiducia reciproca sia da parte delle nostre domande che delle vostre risposte. Però ovviamente a volte sono stati magari usati dei toni anche da alcuni vostri esponenti un pochino esagerati, forse un po' violenti, ma mettiamole da parte rispetto alla stampa. Mettiamole da parte. Cos'è che, se vuole parlare a titolo personale, le dà più fastidio della cronaca, come l'ha definita lei, di questi giorni, senza entrare nel merito? Cioè, qual è il modo che non le piace in cui vengono raccontate certe storie che, premetto, io credo sia legittimo raccontare perché dal momento che le tirano fuori dei magistrati e non la stampa non è che se ne può stare in disparte e far finta di niente, No, no? è normale, poi ognuno fa il proprio lavoro, ci mancherebbe, ma non è tanto il modo, è di che cosa si parla. Cioè, io non ho ancora mai visto una critica al Movimento 5 Stelle nel merito. Cioè, il Movimento 5 Stelle ha questo progetto di corsia preferenziale, ha questo progetto di corsia ciclabile, ha questo progetto di isola ambientale. Non ho mai visto una critica nei progetti, ma solamente molto spesso, ripeto, uso questo termine forse in maniera un po' esagerata, ma il gossip nei confronti di storie, di vicende, di presunti scandali, di presunte chat, di presunte, insomma, tutti i temi che poco hanno a che fare con il futuro dei cittadini e con i problemi dei cittadini che affrontano ogni giorno. Cioè, al cittadino che non passa l'autobus, se un anno e mezzo fa si è fatta una chat contro Tizio piuttosto che Caio, non interessa assolutamente nulla. Quindi o riportiamo al centro del dibattito la città e i problemi della città, oppure noi continueremo sempre di più ad isolarci da chi appunto vive la capitale d'Italia e vive i suoi problemi. Insomma, quindi, come dicevo prima, noi ci concentriamo su questo, su risolvere i problemi, e su questo io, come gli altri, siamo assolutamente disponibili a qualsiasi critica, a qualsiasi osservazione, ma purché le critiche vengano fatte su progetti concreti, sull'attività che stiamo svolgendo, non su presunte cordate o altro, insomma, che veramente poco ha a che fare con la città.
Senta, a proposito di quello che state facendo, no? A volte c'è, come dire, la sensazione che ovviamente il lavoro lo state portando avanti, ci mancherebbe altro, ma forse non riuscite a comunicarlo bene o forse non riuscite, come dire, a far capire che ci vuole del tempo, perché in questo momento c'è un'opinione pubblica che sta un po' scalpitando, no? Dice, vabbè, ma stanno facendo, c'è questo problema con la Raggi, Romeo, eccetera, eccetera. Però, come dice lei, cose a latere, diciamo, rispetto all'ordinaria amministrazione. Però c'è questo problema magari di far capire, guardate, io per rimettere a posto dei marciapiedi ho bisogno di tempo. Ma su alcuni aspetti è questo, perché ad esempio magari noi dovremmo spiegare che io per fare un qualsiasi progetto o per fare il manto stradale mi occorrono 6 mesi solo di bando europeo e quindi anche che io trovi i soldi comunque dal giorno dopo mi servono 6 mesi previsti dalla legge per fare una gara, un affidamento a regola d'arte. Però le faccio un altro esempio più concreto, il bilancio di previsione che abbiamo approvato la scorsa settimana, io penso era dal 753 avanti Cristo che in questa città non si approvasse un bilancio realmente di previsione, cioè un bilancio fatto a gennaio, anzi noi eravamo pronti a farlo per dicembre, un bilancio in cui veramente venisse pianificata l'attività di questa città che è fondamentale. Non voglio scendere nel tecnico, ma fare un bilancio di previsione è fondamentale perché ogni dipartimento sa quanto deve spendere, come lo deve spendere e su quali opere spenderlo. Perché precedentemente, ripeto, a me non piace parlare del passato, però bisogna capire come era gestita questa città fino a ieri e come è gestita oggi. Quando i bilanci di previsione venivano fatti a luglio, ad agosto, a dicembre dell'anno successivo, quindi 11 mesi dopo, nella migliore delle ipotesi ad aprile, vuol dire che prima la macchina amministrativa andava avanti per dodicesimi, cioè ogni mese si spendeva un dodicesimo dell'anno precedente e poi si arrivava a dicembre che si creava un buco di bilancio con tutti i disastri che ha provocato. Quindi la nostra è stata un successo, un lavoro veramente complicato, ma che siamo riusciti a portare a termine tutti, dall'Aula alla Giunta, veramente un lavoro importante, quasi una svolta storica. Non è stato riportato da nessun giornale, da nessun giornalista, da nessun inviato, che però erano pronti a dicembre a puntare il dito, a gridare al default di Roma Capitale perché l'OREF non aveva dato il parere favorevole sul bilancio. Quindi, vedete, ci sono sempre due pesi e Due due misure pesi e due misure da parte della su stampa. fatti oggettivamente, insomma, ripeto, non voglio parlare del passato, però andatevi a vedere quando furono approvati i bilanci di previsione durante le precedenti amministrazioni, poi abbiamo scoperto anche il perché venivano approvati in ritardo e andrete, chiunque può fare la differenza. Insomma, le assicuro Certo. che nei dipartimenti avere un bilancio di previsione vero cambia completamente il modo di lavorare. Stefano, le faccio un'ultima domanda. Non so se è difficile, se è complessa, però vediamo che cosa mi può rispondere. È chiaro che alla luce di tutto il discorso che abbiamo fatto, secondo me, nel momento in cui Roma percepirà il vostro lavoro, se ovviamente sarà fatto bene, questo lavoro sarà, una volta percepito, si porterà via oppure metterà da parte ovviamente le questioni delle inchieste che possono, riguardare appunto alcuni esponenti anche importanti della vostra giunta. Poi le inchieste come andranno a finire ce lo diranno, i giudici. Secondo lei, quando sarà possibile cominciare a vedere ad occhio nudo da qualche parte come dire, il lavoro del Movimento 5 Stelle a Roma? No, domanda assolutamente pertinente questa, la condivido anche, insomma. Quindi no, diciamo semplice, appunto, come ho detto precedentemente, il bilancio di previsione è stato approvato la scorsa settimana, dove sono previsti degli investimenti importanti, poi torno al settore che seguo da vicino, quello dei trasporti, ovvero diverse corsie preferenziali, diverse corsie ciclabili, la protezione delle corsie preferenziali esistenti, l'isola ambientale a Monti e così via. Come dicevo, ci sono poi dei tempi per a questo punto chiudere i progetti definitivi, che comunque non è un tempo troppo lungo, insomma, siamo nell'ordine delle settimane. E poi ci sono, come dicevo, le gare che, adempiendo la normativa europea, sono delle gare che portano via 5-6 mesi. Quindi, diciamo che i primi cantieri veri e propri, quindi toccare con mano il nostro lavoro, non sarà possibile prima di settembre-ottobre, però, appunto, perché sono adempimenti di legge che dobbiamo e che vogliamo assolutamente rispettare. Quindi, diciamo, settembre-ottobre si cominceranno a vedere i primi cantieri su progetti portati avanti da questa amministrazione. Ma è Insomma. vero che paradossalmente anche il comune si mette in fila per la burocrazia? Cioè, nel senso che anche voi poi dovete, tra virgolette, mettervi in fila e aspettare autorizzazioni, cose Beh, per diciamo realizzare. la macchina amministrativa è una macchina un pochino complessa, questo
questo non lo nascondo, e spesso insomma bisogna un pochino inseguire gli uffici per una firma, per un parere e così via. Questo lo confesso, spesso anche perché io ovviamente in questo periodo stiamo portando avanti tutta una serie di progetti a costo zero, quindi magari rifacimento della viabilità, delle segnaletiche, magari spostare dei posteggi, insomma degli aspetti un pochino più semplici, e magari si perde un pochino di tempo per le firme, per i pareri e cose di questo tipo. E chiaramente anche invertire la tendenza degli uffici è un lavoro che richiede un pochino di tempo, questo è inevitabile purtroppo. E allora lascio subito al suo lavoro, così riprendiamo a lavorare per Roma. Buon lavoro, grazie Enrico. Grazie. Stefano, buon lavoro anche a voi e a risentirci, a presto. A presto.